Benvenuti, siamo con Alessandro Piccinini, candidato alle elezioni del Consiglio Comunale dell'Aquila con la lista dell'UDC. Piccinini, lei è una di quelle persone che ha lasciato il suo partito di origine per transitare nel progetto di Giorgio De Matteis. Sì, una scelta un po' obbligata, passatemi il termine, sotto gli occhi di tutti quello che è successo in quest'ultimo periodo nel PDL, c'è stato questo distacco che si è fatto sempre più evidente nel tempo, c'è stata tuttavia, la possibilità di incontrare delle nuove persone sul percorso e quindi, questa scelta con l'UDC e soprattutto la cosa che per me è stata decisiva. La decisione da parte dell'UDC di sostenere la candidatura di Giorgio De Matteis. Lei è stato per anni un militante dei movimenti di destra e nella legislatura fra il 2002 e il 2007 per buona parte ha ricoperto il ruolo di capogruppo di Alleanza Nazionale. Non è un po' innaturale l'approdo in un partito centrista, diciamo, come l'UDC? Ah, credo che gli scenari della politica siano rapidamente cambiati e che probabilmente cambieranno ancora in modo più radicale all'esito di quello che sarà il governo di transizione, il governo Monti, per cui gli schemi tradizionali della politica saranno, a mio parere, ben presto superati e si andrà di fronte a nuove logiche, come è giusto, come è auspicabile anche d'altra parte, il superamento degli steccati ideologici. Io ovviamente non rinnego in modo più assoluto quello che è stata la mia appartenenza e la mia militanza, i valori restano dentro e restano intatti. Questa è una, diciamo che è un nuovo percorso, ma va visto soprattutto anche in chiave locale per quelli che sono stati anche, ripeto, gli scenari che si sono consumati e per quello che è stato poi questo progetto che ha portato l'UDC locale a sposare il progetto di Giorgio De Matteis e mi ha visto d'accordo in tutto e per tutto. Lei, proprio per il fatto di aver già vissuto la dinamica amministrativa dell'Aquila, è da una forza di maggioranza, quindi già padronanza della macchina comunale. Qual è il primo suggerimento che si sentirebbe di dare a Giorgio De Matteis nel caso in cui dovesse diventare sindaco della città dell'Aquila, in particolar modo in prospettiva della ricostruzione? Credo che Giorgio sia ben consapevole del fatto di trovarsi di fronte ad una situazione di straordinaria amministrazione. Già l'ordinaria amministrazione di per sé, almeno all'Aquila, per quelli che sono stati gli schemi classici in questi anni, avrebbe bisogno di una rivoluzione. Ancor di più questa situazione in cui l'Aquila ha bisogno di misure straordinarie e di interventi straordinari. Giorgio dovrà essere tanto abile da riuscire a creare un modello all'interno del comune di pubblica amministrazione che possa rendergli facile poi ed essere operativo sul territorio. Lei è anche un giovane professionista, ha avuto anche dei ruoli e ha dei ruoli all'interno del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dell'Aquila e quindi diciamo, potrebbe rappresentare dentro al Consiglio Comunale anche la voce un po' di questa categoria. Quali sono le cose che servono a un giovane professionista oggi all'Aquila? Beh, innanzitutto grazie per il giovane, non mi ci sento più tanto, forse questo è un paese dove a 37 anni un professionista può essere ancora giudicato giovane o anche un politico, visto che in altri paesi ben prima si raggiungono posizioni o si raggiungono insomma, risultati ben diversi da quello che ci è concesso qui in Italia. Per quanto riguarda la categoria degli avvocati, dei liberi professionisti in generale, è una categoria evidentemente in sofferenza come qualsiasi altra categoria, come lo sono gli imprenditori di questa città. Per cui è evidente che ciò che occorre sono innanzitutto misure che possano favorire il pagamento di tasse in misura ridotta ancora per i prossimi anni, visto che noi ci sentiamo ancora assolutamente in piena fase emergenziale. E soprattutto è chiaro che il nostro lavoro dipende anche a quello che è la capacità del territorio di attrarre imprenditori, per cui è normale che cioè, auspichiamo che nei prossimi anni ci siano misure che possano far continuare a camminare l'economia e quindi farci tornare a lavorare in misura più adeguata.